Passiamo alla penultima presentazione. Dai requisiti dell'utente alle applicazioni di osservazione terrestre nel contesto costiero, prodotti e servizi operativi. La presentazione sarà condotta a più mani da colleghi di ISPRA. Comincia Antonella Tornato. Buongiorno a tutti. Devi avvicinare perché i microfoni sono un po' di... Buongiorno a tutti, si sente? Si sente? Ok. Okay. Buongiorno, sono Antonella Tornato, sono il responsabile referente della sezione disseminazione dati, sviluppo e pianificazione del centro di sorveglianza, centro operativo sorveglianza ambientale che rientra nel centro nazionale per le crisi, le emergenze e il danno. Il compito istituzionale della sezione è quello di essere raccordo operativo tra le strutture sia di osservazione che di previsione nell'ambito di quelli che sono i processi decisionali ambientali, anche attraverso quello che forse dovreste probabilmente conoscete molto bene, che è il regolamento Copernicus. Un brevissimo inciso: il regolamento ha come scopo quello di rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente e alla sicurezza che sono utili agli utenti in funzione delle esigenze degli utenti e soprattutto in grado di rispondere al quadro normativo della Comunità Europea. L'ISPRA è un soggetto attivo all'interno di questo regolamento perché è un'interfaccia con tante istituzioni a tavoli diversi, lo vediamo qua con, come sistema dell'SNPA, ma lo vediamo anche in altri contesti, per altri comparti. Questo per il tramite del coordinatore dello User Forum nazionale per il regolamento Copernicus, che è anche delegato nazionale per lo stesso forum, e però europeo, in contesto europeo. L'ISPRA ha strutturato un segretariato Copernicus al quale c'è un gruppo di referenti ISPRA interdipartimentali che fornisce il know-how tecnico, scientifico acquisito nell'ambito sia dell'attività istituzionale che nell'ambito dei progetti ai quali l'ISPRA partecipa. Tutto questo per inquadrare quello che è il raccordo operativo la sezione in questo caso ha messo a punto per il tramite di un metodo di acquisizione dei requisiti. Ho introdotto la parola utenti e il quadro normativo, quindi vi verrà fatta una breve presentazione di come si comporta il metodo di acquisizione dei requisiti con l'identificazione della comunità degli utenti, l'associazione sulla base dei risultati, dei feedback ricevuti a prodotti a valore aggiunto esistenti e la promozione laddove non esistano invece di quelli mancanti, e una seconda parte invece veicolata più su un esempio di realizzazione di un prodotto operativo con dalla definizione di quello che ha il requisito alla promozione proprio di quelli che sono invece i prodotti che eventualmente potrebbero mancare. Il metodo consta di tre fasi essenziali. Le prime due più di consultazione e di elaborazione, poi una terza fase invece di vera e propria analisi e associazione con i prodotti. La prima parte è il coinvolgimento degli utenti, l'identificazione degli utenti sulla base di un quadro normativo molto specifico che noi utilizziamo comunemente nelle nostre attività istituzionali e la definizione di uno strumento di interazione con l'utente. I feedback che vengono raccolti dalla consultazione vengono analizzati e i risultati consentono di associare questi risultati, queste richieste, esigenze a prodotti esistenti mancanti, quindi favorendone appunto lo sviluppo. Tra i prodotti soliti sono quelli che voi maggiormente chiedete, che sono prodotti di mappatura, indici, elaborazione di indici, prodotti che consentano quello che è il monitoraggio qualitativo, quantitativo, distribuito nel tempo e nello spazio.
Il metodo è stato sviluppato dall'ISPRA all'interno di un progetto ad alto contenuto tecnologico, un progetto che è stato finanziato dalla Comunità Europea per il tramite dell'Agenzia Spaziale Europea e ha visto il coinvolgimento di una forma di public partnership in cui c'erano istituzioni, la parte scientifica e la parte industriale. Questo prodotto, in realtà, questo metodo, era veicolato per l'acquisizione di quelle che erano le specifiche tecniche per sviluppare e promuovere l'applicazione di prodotti da uno specifico sensore satellitare iperspettrale per un'ipotetica e futura, auspicata dal paese, missione Sentinel iperspettrale nel programma Copernicus. Noi lo abbiamo comunque consolidato e ritenuto valido per quello che è invece l'implementazione, lo sviluppo di quelli che sono e devono essere i servizi operativi per il paese. Il regolamento Copernicus, abbiamo detto, ci fornisce il quadro nazionale sul quale si fondano le esigenze degli utenti e abbiamo qua evidenziato la parte che riguarda il comparto acque marine costiere e acque interne, perché vediamo che le direttive europee sono molto trasversali a vari domini di applicazione, ci consentono di avere tantissimi campi di applicazione e quindi essere disponibili e un quadro di riferimento per i molti servizi che già esistono nel Copernicus. Sono base essenziale dello strumento che abbiamo realizzato, cioè che abbiamo pensato, una matrice di interazione come una serie di blocchi di informazioni che viene fornita all'utente e a quale l'utente dovrà poi contribuire con una risposta, fornendo delle risposte numeriche. La prima parte della matrice è un blocco relativo alla norma, agli obblighi di norma che vengono evidenziati nei vari comparti ambientali, ai quali sono associati dei requisiti da soddisfare da parte dell'utente con una specifica tecnica relativa sia ai comparti ambientali che ai requisiti richiesti al dettaglio di un requisito se chimico piuttosto che fisico o biologico, e poi ai parametri, che è l'aspetto che forse probabilmente comprendete meglio di tutto perché ne abbiamo sentito parlare ampiamente nelle presentazioni precedenti e negli interventi precedenti. Quindi, nel caso specifico di questa comunità utente, qua orientata alla parte di acque costiere e acque di transizione, i parametri sono l'elemento essenziale attraverso il quale possono contribuire fornendo quelli che sono i requisiti per la comunità stessa. Il contributo dell'utente viene, non so, si viene intanto nel verificare come questa matrice, che è una serie di informazioni, è uno strumento per organizzarle e gestirle e associarle, perché un singolo utente non sia un promotore unico di un requisito, ma che possa essere organizzata in maniera sistematica l'informazione di un'intera comunità e, laddove possibile, di più comunità colaventi con lo stesso interesse, può e deve fornire anche un'indicazione un contributo numerico che ci consenta di identificare quali sono i requisiti più importanti, o meglio i parametri, come li avete indicati voi, in funzione dell'obbligo di legge a cui tali parametri sono associati, con un valore di importanza che può andare naturalmente in valori molto soggettivi nella scelta, se lasciata comunemente all'utente, mentre se indirizzata con una matrice precompilata, può aiutarci poi a leggere e standardizzare e omogenizzare le risposte che vengono ricevute. Quindi un valore di importanza da un valore basso 1 a un valore alto ipoteticamente 5, e attraverso il quale l'elaborazione del quale ci consente di individuare quali di questi parametri hanno il maggior
ricevono il maggior numero di preferenze rispetto alla comunità utente, e le informazioni invece più legate alle specifiche tecniche del parametro, o meglio del prodotto che vi aspettate risponda a quel parametro, come la risoluzione temporale e spaziale, quindi la distribuzione e il monitoraggio di quel parametro, di quel risultato come vi viene fornito. Ora, sarebbe facile finire qua la presentazione, nel senso di presentare uno strumento che è uno strumento di interazione anche, vorrei dire, viva, nel senso che potrebbe essere, chiaramente deve essere migliorata anche nell'acquisizione dell'informazione, potrebbe non essere completa, potrebbe essere esserci dei requisiti che un utente locale trova meno attinenti alla propria attività piuttosto che all'obbligo di norma. Quindi la matrice è una matrice che può essere modificata, implementata e aggiornata continuamente. L'abbiamo utilizzata nel progetto che al quale ho fatto cenno in precedenza, e abbiamo pensato potesse essere utile fare un brevissimo cenno a quali sono i risultati, sebbene questi risultati non siano calati nella richiesta di una valutazione delle necessità dell'utente per servizi operativi, ma piuttosto, ricordo, per delle specifiche tecniche specifiche. Questo caso reale vi riporta le preferenze espresse da una comunità di utenti che si occupa appunto di valutazione della qualità ambientale. Non era soltanto l'SNPA coinvolta, qualcuno di voi può avere in qualche modo partecipato, ma era presente anche la parte relativa più alla qualità delle acque interne e alla morfologia delle acque interne. Ebbene, la valutazione delle preferenze espresse rispetto a parametri, sono racchiusi qua con delle grafiche semplicemente per indicarvi i tematismi, la prima sono i parametri chimico-fisici, la seconda chimici, la terza i parametri biologici e in fondo la parte di parametri o indici morfologici. Con il colore abbiamo cercato di individuare quali sono quei parametri che hanno una specificità legata ai requisiti relativi al comparto acque interne, e con il colore blu invece quello che ha riferimento alla qualità acque costiere, per l'azzurro invece quello che è un requisito relativo a entrambi i comparti. In questo caso l'utilizzo della matrice può essere può dare dei risultati anche a volte un po' fuorvianti, o meglio, scusate, il termine non è corretto, dare delle informazioni che non sono quelle che ci si aspettava. Ad esempio, la comunità ha indicato come la batimetria fosse importante per il comparto delle acque interne, e mentre sappiamo che per il comparto acque costiere è un parametro che sicuramente ha necessità di essere utilizzato, ma evidentemente associato, è conosciuto, ma evidentemente associato a un requisito di valutazione della qualità delle acque a mare, delle acque costiere, non era un parametro richiesto e necessario. Un altro esempio è il monitoraggio invece delle attività di dragaggio. Erano ritenute attività di interesse, quindi un parametro che consentisse di valutare tali attività, al quale però non è associato la valutazione della turbidità. E un altro esempio invece che è più, come dire, più amichevole è quello della temperatura, perché un parametro di temperatura sappiamo bene che è un parametro universalmente utile, che può essere inteso sia come risultato di una misura diretta e quindi usato tal quale con i dati in situ eccetera, sia come variabile essenziale ambientale, e quindi ne necessita un monitoraggio, ne nasce la necessità di fare un monitoraggio che sia distribuito nel tempo e nello spazio, ma sia continuo e sia accurato.
Abbiamo scelto questo parametro per farvi vedere un esempio di come possiamo associare il parametro richiesto al prodotto già esistente. Buongiorno a tutti, come diceva la collega io sono Roberta De Angelis e insieme con i miei colleghi Arianna Orasi e Antonello Bruschi stiamo cercando di sviluppare un'idea riguardo un sistema di allerta rapido utilizzando appunto le immagini satellitari di bloom di meduse per le aree costiere. I bloom di meduse oramai nell'ultimo decennio si stanno verificando in maniera piuttosto considerevole in tutto il Mediterraneo e soprattutto nei mari italiani. Abbiamo riportato questa immagine che deriva da osservazioni e segnalazioni fatte dai cittadini essenzialmente bagnanti che hanno appunto aderito a questo progetto Medio Meduse e come possiamo vedere ora, le segnalazioni sia di bloom sia di individui isolati riguardano un po' delle varie specie, riguardano un po' tutta la costa italiana. E le specie più ricorrenti dei bloom sono appunto Pelagia, Rizostoma, Aurelia e Velella che è l'unica che non ha caratteristiche, diciamo, non è urticante. E le cause che determinano queste fioriture sono molteplici e ancora, diciamo, abbastanza sconosciute. Tra le principali, però, tra quelle note, tra le principali possiamo includere la pesca intensiva che sottrae appunto i pesci quali predatori delle meduse, l'aumento della temperatura dell'acqua che favorisce lo sviluppo anche di nuove specie e la presenza di opere di difesa che creano dei substrati per lo sviluppo appunto dei polipi. E gli impatti possono essere sia di tipo economico ma anche di tipo sociale. E, abbiamo gli impatti sull'acquacoltura, dove appunto queste fioriture provocano carenze di ossigeno in quanto ostruiscono le pareti della gabbia e questo stress porta a una riduzione dell'alimentazione dei pesci. E, inoltre la mortalità è aumentata anche dal fatto che diciamo le meduse provocano delle ferite ai pesci che molto spesso si infettano e ne determinano poi, diciamo, la morte. Ovviamente l'incontro con l'uomo è del tutto occasionale, avviene prevalentemente durante la balneazione e è stato stimato che ogni anno nel Mediterraneo le meduse colpiscono oltre 2 milioni di persone e circa 150.000 si rivolgono al prodotto e poi l'impatto sugli impianti industriali. La nostra idea è realizzata in collaborazione con i ricercatori dell'Università del Salento e l'Università di Malta e sta cercando di sviluppare un sistema appunto che combini la componente osservativa con quella modellistica per lo spostamento e la previsione dei banchi di meduse. Vado avanti velocemente, così sì. Ok, va bene. Ok. Va bene, e in questa diapositiva vi abbiamo riportato appunto un tentativo di applicazione appunto delle immagini satellitari per l'osservazione dei banchi di medusa
nelle aree costiere. E, mediante l'analisi di immagine SAR è stato possibile individuare la presenza dei banchi di meduse attraverso l'effetto prodotto dai bloom sulla superficie dell'acqua, e questo effetto non è altro che un appiattimento, che è appunto lo stesso che viene osservato in occasione degli oil spill in mare. E, mediante l'analisi di immagine SAR è stato possibile individuare la presenza dei banchi di meduse attraverso l'effetto prodotto dai bloom sulla superficie dell'acqua, che, come appunto abbiamo detto, è simile a quello prodotto dagli oil spill. Il passo successivo è quello di collegare gli avvistamenti da SAR in mare aperto con i modelli di oceanografia operativa al fine di prevedere l'arrivo e lo spostamento dei bloom lungo la costa. Questo, a nostro avviso, potrebbe avere il vantaggio di fornire un'informazione tempestiva sulla presenza dei bloom per pianificare e adottare misure mitigatrici, quali per esempio sconsigliare la balneazione oppure collocare reti antimedusa, incrementare le conoscenze in termini di presenza e distribuzione e incrementare la capacità dell'algoritmo per gli oil spill per discriminare, appunto, per una maggiore discriminazione degli oil spill rispetto ai falsi negativi positivi. E basta. Grazie, no, volevo solo dire, perdonaci, ma che siamo andati no per agganciarci che il prossimo passo sarà pure proprio quello di introdurre la temperatura nelle come proxy. Grazie.